Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video che riguarda God of Warfare 2 e non solo. Oggi vedrete anche una mia partita su God of Warfare 1 fatta ieri, proprio nuova nuova, diciamo, giusto per mettere qualche cosa in più al video. Oggi parleremo di un'immagine, cominciamo a parlare di un'immagine di Aloe 5, invece di Halo 5, Aloe 5, bella caricatura della Pop Cap nei confronti di Halo. Però in questa immagine, ragazzi, possiamo notare delle cose particolari. Innanzitutto guardiamo, zoomiamo dal lato sinistro dell'immagine dove vediamo tre tipi di arancia, tre tipi di cedro, come cavolo si chiama lui. Allora, vediamo che c'è l'arancia meccanica, anche questo è un riferimento al film, quello squallido di Arancia Meccanica, che sta appunto al centro. Vediamo anche che da un lato, al lato sinistro, c'è una specie di arancia giapponese, non capisco bene, che dovrebbe sparare ghiaccio, che tra l'altro si vede anche in uno dei video, quelli dove vengono spiegate le classi, si vede un'arancia che spara tipo un coso gelido, non ve lo so spiegare bene qual è il momento, però si vede nel video quello dove vengono spiegate le classi. E invece al lato destro dell'arancia al centro meccanica troviamo l'arancia che spara una specie di coso elettrico. Vediamo che quindi si potrebbe chiamare Power Citron in inglese, sarebbe il cedro elettrico, l'arancia elettrica, come lo vogliamo chiamare. Questo dal lato sinistro dell'immagine. Se andiamo invece dall'altro lato, dal lato destro, vediamo lo zombolino al centro, che è lo zombolino di come si chiama, come cacchio si chiama? Comunque, quello che si ha con il preordine, quello di, come cavolo si chiama? Mass Effect. Quello di Mass Effect, ecco. Lo zombolino di Mass Effect al centro. A sinistra vediamo uno zombolino che c'ha una specie di vestito come un calamaro, infatti c'è un calamaro in testa. Questo mi sembra che lo potete vedere sempre, intravedere nel video, quello dove vengono mostrate le classi, potrete vedere questo zombolino qui, nel momento in cui viene spiegata la rosa potete vedere questo zombolino che va verso la rosa. Invece abbiamo una specie di zombolino ingegnere con il cono segnaletico in testa, a destra dello zombolino che sta al centro. Oh, però ragazzi, abbiamo un'immagine in-game dello zombolino, quello di Grass Effect, la caricatura di Mass Effect. Potete vederlo in questa mappa innevata, guardate che figo lui. Si vede che sta la luna, gli alberi a punta, la casa, un'altra casa a sinistra, poi un altro muro a sinistra si intravede, la strada semi-ghiacciata quasi del tutto, e a destra troviamo un pulmino misterioso, ragazzi, perché guardate un po', io ho fatto lo zoom sulla targa, guardate un po' che cosa sta scritto. Sì, leggete proprio bene. Io la leggo maiale. Vedete? MAIALE. Io leggo maiale. Non sono numeri, sono proprio lecce. Sentite, maiale. Quei porcelloni della Pop Cap che mettono gli easter egg porno nelle loro immagini. Comunque, ragazzi, adesso queste erano, diciamo, le ultime news. Farò dei video update. Lo chiamerò magari questo video Plants vs Zombies God Warfare 2 aggiornamento numero 1. E vediamo un'ultima cosa che riguarda una nuova classe alternativa del Fante che è stata mostrata proprio in questi giorni in una mini clip di 10 secondi. Allora, questo qui è il Park Ranger, è un nuovo tipo di Fante. E ha la particolarità che spara tossico e soprattutto spara con la velocità della spara semicommando, perché sono stati fatti paragoni con la spara semicommando per il metodo con cui spara. Questa zona dove vedete che sta sparando è Backyard Battleground, quindi la zona in mezzo tra le due basi, quella delle piante e quella degli zombie. Questa quindi è la prima variante delle vecchie classi che ci viene mostrata con queste mini clip. Hanno detto che ogni settimana ce ne mostreranno una variante o di pianta oppure di zombie. Va bene, ragazzi, queste sono proprio le ultimissime news. Adesso invece, giusto per questo video qui, vi farò uno speciale, vi farò la telecronaca di una mia partita. E cominciamo!
Benvenuti in questa prima telecronaca, ragazzi. Allora, cominciamo col vedere il risultato di una partita precedente dove sono stato pianta. Ecco, però se n'è scappato perché voleva andare letteralmente a cagare. Adesso vediamo il piccolo ferellino spastico che gira per indicare il caricamento in corso. Attenzione, la mappa che è stata caricata è stata eliminazione a squadre, appartamenti periferici. Sapete come si gioca appunto in questa modalità? La prima squadra che arriva a 50 uccisioni, alla prima squadra che arriva a 50 uccisioni vince. Stiamo giocando con classi classiche, classi classiche, bella questa frase. E vediamo lui che cosa sceglie in questo momento. Sta scegliendo, sta per scegliere, sceglie, vediamo il Fante. Attenzione, usa una stella, salta la sfida perché si rompe i coglioni a completare la sfida. Ma comincia adesso in questo momento la partita. Attenzione, la partita inizia tra 0-0 secondi. Ok, ecco, è cominciata questa partita. Ecco lo zombolino che si muove, lo zombolino, il Fante che si muove in maniera avanzata, avanzando. Ecco, mo sta saltando con il suo razzo che c'ha dietro, che lo fa saltare di molto. Adesso sta sparando e fa dei danni da distanza, non capiamo bene, però non ha ucciso il tipo che stava lì. Continua a sparare, fa 6 danni, fa danno critico, sempre alla testa colpisce, lui non si sa com'è, mira, ma mira sempre alla testa, questa è una cosa incredibile. Attenzione, ecco lui che si sta affondando sopra il nemico, sta sparando ancora e gliel'ho fatto, attenzione, gliel'hanno fottuto, ha fatto solamente 25 monete spastiche di assist. Adesso lo zombolino, ma perché sembra lo zombolino Infante, sta incazzato, si sta muovendo perché vuole fare ancora la prima uccisione della partita. Risale sopra il coso a camperare con gli amici. Ecco che va, se lo apprima spara a semi. Attenzione, la sta braccando, si è messa di spalle. Attenzione, l'ha inculata. Attenzione, eliminazione giocatore, prime monete ottenute. Adesso vediamo una spara. Attenzione, anche la mastica zombie se n'è andata a quel paese. Attenzione, anche il cactus, l'eliminazione per 3, vai. Adesso continua ad avanzare il nostro Fante, ricordiamo sempre il Fante, non lo zombolino sta in Garden Warfare 2, non c'entra niente con questo momento con... Attenzione, guardate lui che cosa ha fatto un salto e subito con il razzo ha ammazzato la spara semi, come se sapesse che si fosse piazzata già lì. Attenzione, si guarda a destra e a sinistra ma non c'è nessuno, torna dietro, attenzione, lo vuole fregare questa spara semi, butta una nube, ammazza il cactus, la spara semi, dove è finita la spara semi, se n'è andata letteralmente a cagare, ma lui lo è ancora imperterrito, continua, attenzione, viene braccato, no, la mastica zombie sale sopra il tetto, la mastica zombie se n'è andata letteralmente a cagare, attenzione, adesso dall'altro lato, guardate quel cactus, ha fatto una brutta fine, sale eliminazioni per 6. E ottiene pure una sfida. Attenzione, ecco la mastica zombie di prima che stava a rompere i coglioni, che adesso se n'è andata via. No, gliel'hanno fottuta l'uccisione. Seconda uccisione fottuta dagli amici. Ora continuiamo, vediamo che sta andando verso un'altra mastica zombie. Vuole proprio suicidarsi questo Fante. Ah no, attenzione, adesso ha cambiato strada. Sta guardando una spara semi che sta parando in testa, gli spara, eliminazione per 7. Attenzione, quella mastica zombie rompe i coglioni di prima. Attenzione, sta andando sottoterra. Ma qua come cacchio ha fatto con il razzo a non uccidere quella cacchio di sparasemi o mastica zombie? Insomma, stavano tutte e due lì in quel momento ed è primo della partita in questo momento. Non rianimabile, quindi si autorianima. Attenzione, ecco ancora il Fante che si muove imperterrito in questa partita. Deve continuare a fare uccisioni perché 8 uccisioni non sono niente in confronto alla sua media partita di 50, cioè proprio le fa tutte lui in una partita sola. Ecco che è salito su un altro tetto con gli amici a camperare, ha ammazzato qualsiasi altra cosa fosse, l'ha ammazzata. Poi là sotto c'è una mastica zombie, vediamo se la riesce ad uccidere. No, gliela fottono gli amici, altre 25 monete di assist. Guadagna 10.000 monete per non aver fatto niente, anzi no, aveva completato le sfide e se ne era dimenticato. Attenzione, ecco un'altra sparasemi che sta per essere inculata pesantemente da dietro, ma aveva buttato un fagiolotto che avevamo prontamente schivato per la nostra grandissima abilità. Attenzione che viene colpita da dietro la sparasemi, eccola, se ne va letteralmente a cagare, ragazzi. E adesso vediamo come continuerà questa partita perché siamo già arrivati a 37 uccisioni. Ecco un cactus, i cactus non hanno fatto niente, non ci hanno mai ammazzato in questa partita. Attenzione, 50 di vita, sta aspettando la ricarica della vita, cosa che invece su Garden Warfare 2 sarà molto più veloce o comunque si ricaricherà al 100%. Questo giusto per dire una cosa che non c'entra niente con Garden Warfare 1, ma perché sto dicendo le cose di Garden Warfare 2 adesso che è un gameplay di Garden Warfare 1? Non si capisce questa cosa. Comunque viene colpito da non so chi, da una mastica zombie da dietro. Ma attenzione, là c'è una sparasemi che voleva farsi un bagno perché probabilmente era sporca, aveva fatto le porcate la sera prima con la ragazza. Attenzione, adesso si è messo un casco in testa, ma non impedisce di essere colpito in testa. Che cazzo di casco aveva, non si sa. Attenzione, una mastica zombie che veniva lì per mangiarci, ha fatto una brutta fine, gli abbiamo sparato un razzo in bocca, gliel'avevo proprio messo in bocca, ragazzi. Questo non è un riferimento pornografico, è un riferimento proprio all'azione che è appena caduta.
Adesso vediamo che sta scendendo giù di nuovo verso la piscina. No, attenzione, sta sparando la squadra, la spara semi, però se ne va dietro l'angolo e si salva, ragazzi. Ah no, no, ancora colpi, però non si sa come, ma qua la spara semi era immortale. Se vediamo che si è messa appunto lì dietro l'angolo aspettando la sua morte, che avverrà forse fra poco. Ecco ancora il nostro Fante che si sta prestando per fare un'altra uccisione. Vuole assolutamente fare l'uccisione, non ce la fa. Attenzione, è finita la partita. Però lui con il razzo elimina pure il cactus, quello vivo. Cioè stava quello morto, poi stava quello vivo. E finisce qui questa partita in un modo incredibile, ragazzi. Guardiamo, ha fatto 14.495 monete, grazie al fatto che ha fatto le 10.000 monete per aver completato tutte le sfide con il Fante. Ed è al primo posto con 13 eliminazioni, primo posto della partita per punteggio. E ha pure fatto 3 banti, tra cui anche quello degli assist, perché gli hanno fregato gli assist, i bastardi. Ecco, come vedete, 7 assist ha fatto. Bene ragazzi, finisce qui questa telecronaca, vi aspetto con un prossimo video di aggiornamento di Garden Warfare 2.